Il fagiolo tondino del Tavo, lo speciale legume tondeggiante dal gusto delicato, coltivato nell'entroterra del Pescarese, è entrato a far parte dell'anagrafe regionale e nazionale della biodiversità, una iniziativa intrapresa dal Consorzio di tutela del fagiolo tondino del Tavo per proteggere e tutelare la genetica, nonché evitare l'estinzione di questa speciale varietà vegetale. Siamo riusciti in uno dei tanti obiettivi che il Consorzio doveva portare a termine, era questo del iniziare a fare tracciabilità, quindi a tutela del consumatore e nonché dei produttori, affinché questo prodotto abbia una valenza sia economica che di tutela del fagiolo tondino del Tavo. Questo è stato fatto grazie all'aiuto del dottor Odoardi, quindi nella persona del dottor Odoardi della regione Abruzzo, che ha fatto uno studio affinché questo prodotto sia stato iscritto nel registro della biodiversità regionale e nazionale. Noi regione abbiamo applicato la legge nazionale 194 del 2015 che regolamenta la biodiversità. Per biodiversità agraria si intende la presenza, quindi il riconoscimento di prodotti che non sono già facenti parte dei registri nazionali delle varietà, ma che costituiscono appunto delle produzioni tipiche locali importanti da valorizzare. Con l'anagrafe regionale della biodiversità sono stati iscritti 15 prodotti tra vegetali e animali, tra cui il tondino del Tavo. È importante perché abbiamo fatto già richiesta nell'anno scorso per l'iscrizione dell'anagrafe nazionale. È importante perché sempre nella regolamentazione della legge nazionale 194 abbiamo la possibilità oggi di creare nel corso di quest'anno 2021 i registri degli agricoltori custodi e degli allevatori custodi, in maniera da costituire un po' tutta la rete della biodiversità, contribuire a far sì che l'Abruzzo sia presente a livello nazionale con i suoi prodotti, che sono tanti, e dare in questa maniera una importantissima nuova veste alle produzioni tipiche per la loro produzione regolare, per la loro tracciabilità, per la loro commercializzazione, quindi la loro crescita, nonché economica soprattutto per coloro che producono e commercializzano.